Intanto che ben ritrovati qui su Studio Lineart Games, siamo in Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Nello scorso episodio abbiamo affrontato tutti gli extra, abbiamo finito gli extra e adesso ci accingiamo ad andare da Silente, però non nell'ufficio di Silente, bensì nella torre di astronomia, quindi io chiamerò Nick. Dov'è il professor Silente? Ok. Direi che abbiamo fatto tutti gli extra, faccio vedere velocemente le skill. Del duello non le abbiamo prese tutte perché naturalmente era impossibile. Ok, qui dovete usare il protego e direi di farlo nel primo duello di Grifondoro come ho spiegato. Qui dobbiamo prendere 10 scontri e ripeterli. Sì, noia mortale. Dobbiamo distruggere 10 repari. Petrificus totale resistito per 9 volte. Possiamo farlo solo quando la nostra... Non dobbiamo farlo ovviamente 9 volte di fila. Ora che la nostra salute è aumentata possiamo farlo. Queste le abbiamo ottenute tutte, a tranne quella del veterano. Valutazione massima 10 duelli, non mi va di farlo. Qui dobbiamo fare le varie pozioni e anche del Quidditch. Vabbè, io volevo far vedere comunque quelle dei duelli velocemente, perché sono quelle più facili da fare. Se per caso non sapete come farle ve l'ho spiegato. Per il resto andiamo avanti e facciamo più fretta possibile. Sì, perché non abbiamo tempo da perdere, ormai questa è la fase finale di gioco. Posso usare Vingardium Leviosa sull'esplosivo, grazie, non c'è bisogno che me lo ripeti. Ok, meno male che è vicino. Abbiamo già fatto la pozione rigeneratrice e ce l'abbiamo fatta, ed è molto molto difficile, ma ne basta la pena. La nostra salute è raddoppiata, credo, quindi siamo messi molto bene adesso. I nostri incantesimi sono potenziati al massimo, direi che non c'è nient'altro da dire. E qui c'è la torre di astronomia, ragazzi. E per salirci dobbiamo andare qui su. Quindi facciamolo subito, anche quelli sono scuri, Comunque, andiamo. Allora. Grazie, Nick. Hai mai pensato che forse mi chiedi troppo? La tua brillante mente ha mai considerato che forse io non lo voglio più fare? Non sono disposto a trattare con te, Severus. Hai accettato. Non c'è altro di cui discutere. Ok, molto interessante. Molto, molto interessante. Prendiamoci gli ultimi scuri e andiamo. Harry, è arrivato il momento di recuperare l'Horcrux. Il luogo dove dobbiamo recarci è molto pericoloso, ma ti ho promesso che saresti venuto con me. C'è però una condizione. Devi obbedire all'istante a qualunque mio ordine, senza discutere. Sì, signore. Comprendi ciò che ti dico? Se ti dirò di fuggire, nasconderti o abbandonarmi per salvarti, lo dovrai fare. Dammi la tua parola, Harry. Promettilo. Alla mia parola. Bene, allora sei pronto ad affrontare la nostra pericolosa missione? Assolutamente sì! Quindi andiamo! Come faremo ad arrivare a destinazione, signore? Materializzandoci! Questo è il punto. Tom Riddle è stato qui da ragazzo. Mi è tornato molti anni dopo, con un altro nome. Ora dovremo superare gli ostacoli di Lord Voldemort. Signore, ci sono dei cadaveri in acqua. Non dobbiamo preoccuparci dal momento, però è lì, non toccare l'acqua. Crede che l'Horcrux sia qui? Oh, sì. Il liquido deve essere bevuto. Ricordi la condizione per venire con me? Qualunque sia l'effetto di questa pozione, devi costringermi a berla. Ma, signore... Mi hai dato la tua parola, Harry. Ora, alla tua salute. Signore! No, non può fermarsi, professore. Deve continuare a bere. Non lasciare che... Basta, per favore, non voglio. Finirà tutto. Per favore. Ancora un sorso. Solo uno, professore. Acqua. Acqua. Ok, dobbiamo usare il superficie. Non preoccupiamoci, teniamolo sempre potenziato. E via! Ehi! Ah!
posso starci? Ma ditelo prima! Ah, ragazzi, pensavo di essere bloccato come con i senatori. Sì, Harry, l'ho visto. Ok. Scusate. Non credevo che ci potessimo spostare. Ok, vediamo che stanno salendo. Vai! Ok. Prima potenza di perdere. Eccolo, l'ho visto, l'ho visto! Forza, gli ostentantesimi sono i più potenti al massimo. Vedete, adesso ne abbiamo 5 con il potenziamento principale. Ok, seconda ondata. Vai! Guardate con il potenziamento secondario quanti ne lanciamo. Ok, possiamo andare solo a destra e a sinistra. Va bene, va bene, va bene. Saranno sempre più veloci, alcuni più veloci di altri. Quindi... ok, siamo pronti, grande. No! Tu non vieni. No, 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 no. Mi dispiace, ma no. Ok, ultima ondata. Dovete assolutamente fare il medesimo per infatti qui, perché sennò... morite, 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 morite! Ok. Vai! Ne ho colpito solo uno, io volevo colpirmi di più. No! No, 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 assolutamente no! No! Ma normalmente non dovrebbero essercene quelle veloci. Vai! Vai! No, 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 no! Meno male che lo dobbiamo ripetere dall'inizio. Ok. Allora, devo cercare di stare attento. No, 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 questa nuova tecnica. Niente caricamenti. Impazzata, basta. Meno male che abbiamo gli incantesimi potenziati. Arrivare qui senza gli incantesimi potenziati è da pazzi. Letteralmente. No, no, non mi faccio pescare più. Mi sono questa nuova tecnica. Lo sono aspettando così. Clic, 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 clic. Se volete che io utilizzi questa tecnica, sarò gioco, lo farò. Non mi interessa. Sì, 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 certo, certo, certo. Potete fare come volete, ma io non mi arrendo. No, 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 no. No, 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 no. Andrò a destra e sinistra. Destra e sinistra. Non mi beccherete. Ok. Uccidere non è così facile.
Non ne hai il coraggio. Il signor Snow vuole che sia lui a farlo. No, Severus, ti prego. Avada Kedavra. Piton! Via di qui, presto. È finita. Dobbiamo andare. Oh mio Dio, quanto quanto vita, ma... Wow. Ok, giusto in tempo. Liberiamoci, grande. Vedi come i nostri incantesimi sono più potenti? E li carichiamo molto più in fretta, quindi fare case dove lì è servito. Ok. Grande. Oh mio Dio, questi sono i mangiamorte ragazzi, non quelli stupidi del sette verde, quindi dobbiamo essere pronti a tutto. Vai, con gli ingannetti singoli facciamo abbastanza danno, veloce. Ok, grande Harry. Altro mangiamorte, bene sì, sono pronto. Grandioso. Approfittiamone, il ricordo solo degli ingannetti che dura di più. Ok! Forza! Grande! Siamo veramente imbattibili adesso! Ok! Duello contro Ferrier Greyback! Lady Corpus! Che bello tutti questi boss Hogwarts. Ok, l'abbiamo fatto cadere ragazzi. Prendi questo. Allora non sei più così bravo, eh. Lui si è già subito, come si deve vedere. Non abbiamo solo usare il secondo incantesimo più potente, ma come potete vedere, con questo riesce benissimo a cadere a terra. Quindi ottimo. E spegniamo. Grandioso. Bene, per te è finita. Da. Presto toccherà a te, tu sarai pietrificata mia cara. Vedete quanta vita. Ok. Allora, non ridi più, eh? Povero Potter cosa? Perché è finita? Non riesci a sconfiggermi, eh? Perché io sono il prescelto. E per te è finita. Dove finisco? Stato Piton. C'è sempre stato dietro Piton. E io non ho fatto nulla. È strano. Pensare che è un frammento dell'anima di Voldemort. È un falso. C'era un biglietto dentro.
qualcuno ha rubato quello vero e adesso dovrò trovarlo. Per finire ciò che Silente ha iniziato. Finiremo insieme. Non crederai di poter trovare da solo tutti quegli Horcrux. Secondo te torneremo mai a Hogwarts? Non lo so, ma ci sono altri 4 Horcrux là fuori. E ho intenzione di distruggerli tutti. E se incontrerò Severus Piton sul mio cammino, beh, peggio per lui. Harry Potter Prisoner 5 finito! Ok, premiamo però questo per continuare perché non voglio vedere i titoli di coda. 731 semi di Hogwarts raccolti, 8583 mini semi raccolti e adesso c'è la fermata di caricamento. Abbiamo affrontato il boss finale, abbiamo completato anche la storia di Harry Potter e il principe mezzo sangue. E ci troviamo qui. L'unica cosa che possiamo fare adesso è esplorare Hogwarts per trovare tutti gli scudi, quindi se avete intenzione di farlo potete farlo e divertirvi a esplorare tutto Hogwarts nella sua pienezza e bellezza. Quindi, è stato un bel viaggio, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. E io vi saluto. Ci vediamo presto? Non lo so, però è stato bello. E ci vediamo in un prossimo video, in un prossimo Let's Play, non lo so. E allora, io vi saluto, non so che altro dire. Ciao!